Buon padel a tutti amici e bentornati sul nostro canale. Di video come questo probabilmente ne avrete già visti a centinaia, ma non potevamo esimerci di farne uno nostro. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Sigla, vamos! Eh sì ragazzi, stiamo parlando dell'overgrip. Oggi andremo a montare l'overgrip su questa Starvai 2021 Meteora. Di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente di una racchetta, di un paio di forbici e del nostro immancabile grip, anzi overgrip. Partiamo subito. Come prima cosa facciamo un laccetto, anzi un nodo sul laccetto, in modo tale che non ci dia fastidio nel montaggio. Prendiamo il nostro grip, attacchiamo l'accetto adesivo qui sulla racchetta in modo tale che non ci dia intralcio e andiamo a spellicolare la parte superiore di ogni grip. In questo modo. Operazione abbastanza rapida questa. Via. Come potete vedere, il grip ha una parte leggermente più stretta e un'altra tagliata in maniera netta e decisa. Prendiamo la parte stretta, togliamo la pellicola adesiva e andiamo a posizionare sulla parte inferiore del manico, in questo modo. Cominciamo a girare, facendo bene attenzione a coprire tutta quanta la parte superiore del manico e cominciamo a scendere. Cerchiamo di seguire sempre la stessa spaziatura tra una spirale e l'altra. Più le spirali sono strette, più il manico diventerà cicciottello. Più saranno allungate e più il manico sarà fino. Io preferisco farlo un pochino più allungato, anche per un discorso estetico. Continuiamo a girare fino ad arrivare alla fine del manico. Se vi avanzerà un po' di overgrip non vi preoccupate, è a questo che servono le forbici. Andiamo a fare un taglio in questo modo, in maniera orizzontale, e successivamente un taglietto formando un parallelepipedo così, per andare a far aderire bene il nostro grip alla parte finale della racchetta. Utilizziamo l'accetto adesivo che ci servirà per far aderire bene e agganciare il grip all'estremità della pala. Giriamo bene, tiriamo un pochino e voilà, grip, overgrip montato. Bene amici, se questo video vi è piaciuto mettete un like, seguiteci sul canale e state sintonizzati.